Eccoci per un nuovo video. Benvenuti e bentornati sul canale Risveglio di Lemuria, dove ci occupiamo di letture di carte oracoli a scopo evolutivo. Quindi andiamo a cercare le cause, talvolta in questa vita, talvolta in altre linee temporali o cosiddette vite passate, di blocchi, sfide, insomma, tutto ciò che in qualche modo ha bisogno di essere svelato per poter progredire a livello evolutivo. Che dirvi? Se siete nuovi al canale, aggiratevi tra le playlist, troverete anche letture di libri e messaggi per il risveglio delle coscienze, tra cui anche la raccolta Ritorno a Lemuria, tre volumi scritti da me, dove trovate anche messaggi di esseri luminosi, come dire, vibranti su altre, su altri piani dimensionali, su altre e alte frequenze. Bene, non ci dilunghiamo troppo. Chiunque voglia sapere chi sono e di cosa mi occupo, vada sul mio sito www.sildiacrisci.com e scoprirà che, oltre che autrice, oltre che, come dire, dedicarmi a questa, bellissima, tra l'altro, attività che è il canale YouTube, io sono naturopata, spiritual trainer e quindi mi occupo proprio di aiutare chiunque abbia bisogno di una piccola spinta o di vedere più chiaramente in se stesso per poter procedere, progredire nel proprio cammino, talvolta anche solo per, ricordare la propria provenienza a livello animico e la propria missione qui in questa incarnazione. Bene, ci prepariamo, creiamo due possibili varianti. Oggi vediamo le energie, quindi le tendenze per il mese di giugno. Creiamo due possibili varianti in modo che voi possiate scegliere e andiamo a vedere il mese di giugno che cosa vi riserva. Oggi qui sta piovendo in questo momento, ha già fatto almeno tre stagioni da stamattina. Non so se dalle vostre parti è andata allo stesso modo, infatti il video è levemente buio, cercherò poi nel momento in cui lo sistemo di aumentare la luminosità. Allora andiamo a vedere due possibilità, due carte oracolari da questo bellissimo mazzo, i tarocchi del divino femminile, per capire come parte il vostro mese di giugno. Una e due. Ora mettiamo due pietre che sono rispettivamente quarzo rosa e malachite con le sue bellissime striature. Voi prendete il tempo che vi serve per scegliere. Senza volere, sono due colori entrambi abbinati al chakra del cuore. Sarà un caso? Niente è un caso. Scegliete rosa, scegliete verde. Se volete più tempo, mettete il video in pausa e poi lo fate ripartire. E noi cominciamo con chi ha scelto il quarzo rosa. Ho guardato il fondo del mazzo e lo dico ora, magari lo ripeterò nella prossima stesa. Comunque, il fondo del mazzo ci parla di verità. Vedremo rispetto a cosa. Quindi, eccoci qui con chi ha scelto il quarzo rosa. Spostiamo il vostro, diciamo, indicatore, il vostro testimone, e andiamo a vedere, così, la prima carta che ci parla del vostro tema rispetto al mese di giugno. Non so se voi sentite il rumore della pioggia e se vi infastidisce, ma tant'è. È così, ora sta piovendo forte. Perfetto, la carta animali. Quindi lasciamola qui, capiremo poi che cosa ci vuole dire, ricordando anche che a fondo mazzo c'era la carta verità. Estraiamo altre carte, in questo caso dal mazzo dei fiori di Bach, per capire meglio di cosa vi vogliono parlare le carte oggi, di cosa vi vuole parlare la vostra anima in realtà, perché non è che sono le carte che parlano, le carte sono uno strumento come tanti altri.
Ancora queste. Quest'altro bellissimo mazzo che si chiama Incantesimi. È un mazzo di tarocchi in realtà, non di oracoli, però è molto particolare. Allora, inganno a rovescio, scegliamone ancora una. Dal mazzo degli spiriti degli animali e andiamo a vedere che altro ci dice. Spirito della marmotta, è tempo di lasciare andare. Ok. Cominciamo a vedere le carte oracolari e pare che le carte vi vogliano parlare, o comunque è probabile. Allora, chiaramente è una lettura collettiva, quindi potrebbe avere molti significati differenti. Potrebbe trattarsi di un vostro animale, che non è detto che debba essere per forza deceduto, potrebbe anche essere un animale ancora in vita che però vuole comunicare con voi in questo momento su questo piano, dal momento che sul piano terrestre ovviamente non è così semplice per un animale dialogare, o potrebbe trattarsi di un animale, effettivamente di un vostro animale che vi ha già lasciato, che ha lasciato il piano terreno, al quale però eravate molto legati, più che altro perché, come ben sapete, alla fine della fiera molto spesso gli animali che capitano tra virgolette nella nostra vita non capitano a caso come tutto il resto, e in particolare spesso sono anche anime molto sagge, anime di luce, maestri anche a volte, incarnati, che appaiono nella nostra vita in momenti particolari, momenti in cui abbiamo effettivamente bisogno di un custode. Noi crediamo di custodire loro, in realtà sono loro che vengono a distruggere e custodire noi. Ma come lo fanno? Lo fanno a livello vibrazionale, lo fanno a livello comportamentale, lo fanno con il loro amore, a volte anche con i loro problemi, le loro difficoltà, i loro bisogni, e ci spingono comunque in qualche modo ad aprire il cuore. Spesso si manifestano soprattutto nelle vite di coloro che hanno chiuso il cuore a seguito di una serie di ferite, che possono essere familiari, sentimentali, di vario genere, però ferite profonde per cui si è deciso di chiudere il cuore. Si presenta l'animale, diciamo così, di turno ad aiutarci ad aprire il cuore, perché è molto difficile non aprire il cuore a un animale. Infatti, okay, lasciamo perdere il discorso di coloro che li maltrattano, perché altrimenti mi viene il nervoso e inquino la lettura. Quindi potrebbe essere un vostro animale, vivo o non più vivo qui sulla terra, che viene ad aiutarvi a superare una situazione in cui voi continuate ad incappare. Quindi c'è una situazione vostra personale, un errore, tra virgolette, sebbene noi sappiamo che gli errori poi non esistono, in cui continuate ad incappare, che continuate a ripetere, quindi c'è una lezione che non apprendete. È probabile che voi prendiate la vita un po' troppo come un gioco, un po' troppo superficialmente, non dico con leggerezza perché la leggerezza è l'ottava superiore della superficialità, però è probabile che voi prendiate la vita un pochino troppo superficialmente, e per questo motivo non vi rendiate conto che determinate situazioni si ripetono da tempo e voi in qualche modo rimanete bloccati, non imparate, disperdete, se vogliamo dire così, l'insegnamento che la vita attraverso quel vissuto vi vuole portare. È probabile anche che vi sentiate quasi un po' ingannati dalla vita, che abbiate l'impressione che sia la vita ad ingannare voi, senza rendervi conto che non è la vita ad ingannarvi, siete voi stessi nel vostro comportamento
che reiterate senza prendere coscienza di ciò che invece vi viene chiesto di fare, cioè di andare più in profondità. Questo ve lo dico anche perché a fondo mazzo degli spiriti degli animali, oggi guardiamo anche il fondo mazzo, ogni tanto mi viene questa ispirazione, abbiamo lo spirito del cigno, immergiti nelle profondità. Questa carta mi fa pensare ancora di più che stiate vivendo la vita in maniera troppo superficiale. Potrebbe anche essere che voi lo stiate facendo per difendervi, perché magari siete stati feriti profondamente e quindi abbiate adottato come tecnica di sopravvivenza: io sto in superficie così nessuno può farmi male. E chiudo il cuore, non lo apro, me ne sto bella tranquilla in una condizione in cui alla peggio subisco il male minore, ma il vostro animale, che secondo me, per come io sto sentendo la lettura ora, rappresenta in realtà proprio l'apertura di cuore, vi sta dicendo: non puoi continuare a nasconderti, a fare finta che la vita sia un gioco, e la vita è un gioco di ruolo se vogliamo, ma anche il gioco ha più piani di lettura. Posso vederlo come un gioco e viverlo in maniera superficiale, posso vederlo come un gioco, ma comunque immergermi nella profondità, capire qual è il mio ruolo, il ruolo delle altre persone, il ruolo degli eventi, delle situazioni in cui mi trovo, e quindi andare a capire a livello più profondo che cosa nasconde tutto ciò che mi circonda. A questo punto io lascio andare la situazione per cui mi sento ingannato. Guardate questa carta, questo è un lupo travestito da agnello, che è uscita a rovescio. Quindi è un po' un bisogno di smetterla di travestirsi, smetterla di nascondersi, e anche se vogliamo di ingannare gli altri con questo atteggiamento così leggero e superficiale, perché sotto c'è un dolore profondo, qualcosa che vi sta chiedendo di essere lasciato andare. La vostra anima stessa vi sta dicendo: è tempo di lasciare andare. Quindi ora andiamo a chiedere anche ai tarocchi dei chiarimenti, ma fondamentalmente qual è l'opportunità che vi offre il mese di giugno, che offre a voi che avete scelto il quarzo rosa? Quella di guardare in faccia la realtà e soprattutto voi stessi e di capire che la vostra anima vi sta chiedendo un cambio di atteggiamento, vi sta chiedendo di essere più profondi, vi sta chiedendo di togliervi delle maschere, di smettere di ingannare voi stessi credendo di poter, tra virgolette, sopravvivere nascondendovi, chiudendo il cuore, e di lasciare andare quindi quella sofferenza o quel bisogno di fingere che la sofferenza in realtà non ci sia. Questo atteggiamento va bene per un tempo come reazione iniziale ad una ferita profonda, emotiva, ma non può essere perpetrato nel tempo perché vi blocca, disperde la vostra energia e vi blocca. Andiamo a vedere con i tarocchi un chiarimento in più rispetto ad ogni carta. Adesso accendo la luce, scusate, vediamo se in qualche modo è un po' meglio. Dà un colore leggermente giallo, però perlomeno si vedono un po' di più le carte. Tra l'altro ho dovuto chiudere la finestra perché pioveva forte, adesso fa anche caldo, devo dire. Va bene, sopravviveremo tutti quanti, me compresa. Allora, un chiarimento rispetto a questo primo messaggio che abbiamo visto fino ad ora. Allora, tutte a rovescio sono uscite. Bene. Che cosa ci dicono queste carte? Tra l'altro, poi vi dico anche il fondo mazzo dei tarocchi, questi tarocchi che abbiamo tirato fuori adesso, estratto adesso. Fondamentalmente ci stanno dicendo che non è più tempo di prendere le distanze dal proprio dolore, quindi vanno a completare il messaggio di prima, sono decisamente coerenti. Non è più tempo di prendere le distanze dal proprio dolore, perché prendere le distanze dal proprio dolore, chiudendo il cuore, a questo punto è diventato, più, come dire, un ostacolo che un aiuto. C'è bisogno che vi connettiate,
che ritroviate la speranza, che ritroviate la connessione con le vostre guide anche, perché in realtà ci sono coloro che dall'alto vi proteggono, ma siete voi che non vi connettete, siete voi che vi nascondete e pensate di cavarvela standovene lì, nella superficie, mentre vi viene chiesto di connettervi con la vostra buona stella, lasciarvi guidare, avere anche nuovi desideri, perché evidentemente questa chiusura ha bloccato anche in voi la capacità di avere, di desiderare profondamente qualcosa, qualcuno, l'amore. Poi tutto sommato giriamo quanto e come vogliamo, ma alla fine sempre di amore si tratta su vari piani, per carità. Non per forza sempre l'amore romantico o sentimentale. Però comunque questa situazione vi tiene disconnessi e quindi vi viene detto in questo momento c'è bisogno di connessione, di ritrovare anche la voglia di avere desideri e di credere, di avere fiducia nel fatto che quei desideri si potranno realizzare. In qualche modo questa maschera che voi dovete lasciare andare, che fate fatica a lasciare andare, cioè il fatto che vi travestiate da agnelli, per non soffrire, per apparire diversi anche, no, all'esterno, per non mostrare il vostro lato ombra, se vogliamo metterla così, vi impedisce di guarire a livello di cuore. Quindi questo tre di spade che indicherebbe un forte dolore, ma anche se fosse dritto, l'inizio di un processo di guarigione è a rovescio, quindi sta a dire che è proprio la maschera che indossate a impedirvi di guarire. Evidentemente il vostro atteggiamento che voi avete adottato per sopravvivere a livello emotivo vi sta ostacolando proprio nella guarigione del cuore. E quindi, quale carta migliore di questo sette di spade poteva abbinarsi allo spirito della marmotta? Un uomo che sottrae delle spade, no? Questo sembra un ladro, qualcuno che porta via qualcosa. Quindi fondamentalmente tutta questa roba, che poi sono sofferenze e anche pensieri, schemi mentali, che sembra quasi che voi abbiate paura, che ve li teniate, no? Vanno lasciati andare. Non è che voi ve li teniate consciamente, nessuno si vorrebbe tenere il dolore consciamente, è la situazione che vi impedisce di lasciarli andare. È questo atteggiamento, no? Un po' del giocoliere, faccio finta di niente, rido e scherzo, mi travesto e così mi mostro sempre sereno, mi racconto che tutto sommato, se continuo in questo modo, me la cavo, non soffrirò, tengo il cuore chiuso, me ne sto in superficie, ma questo atteggiamento vi impedisce la guarigione, vi impedisce di lasciare andare proprio ciò che vi fa soffrire. A fondo mazzo dei tarocchi, bellissima carta, il due di coppe, che parla di unione. Ora, siccome è una lettura appunto collettiva, può essere un'unione sentimentale. Magari se state cercando, sperando, vi siete arresi rispetto a un'unione sentimentale, vi viene detto se prima non fai questo lavoro, l'unione non è possibile. Quando l'avrei fatto? Quando sarei andata in profondità, avrei riaperto il tuo cuore, avrei lasciato andare tutta quella sofferenza e questo atteggiamento di copertura, potrai trovare la persona giusta, un'unione armonica, una nuova unione che non ha nulla a che vedere con quelle che magari ti hanno causato questo blocco. Se non si tratta di una relazione sentimentale, possiamo parlare di un'unione nel senso di vi riunite con una parte di voi. Quella parte che non volevate vedere, lupo e agnello si riuniscono, in qualche modo si integrano, dolore, gioia, consapevolezza, crescita e dolore si integrano e quindi dentro di voi avverrà questo tipo di unione che porterà armonia e vi consentirà di muovervi nella vita, come dire, con un altro atteggiamento e di conseguenza con un'altra frequenza, che poi è quello che ci interessa. Quindi, ripeto, per me gli animali rappresentano il cuore.
Vedete voi se avete un animale con cui avete un rapporto speciale, magari vuole mandarvi questo messaggio, magari un animale ancora con voi in vita che vi accompagna, magari un animale che non è più qui, che però da altrove, perché vede che voi siete bloccati in questa situazione, vuole farvi arrivare questo messaggio. Oppure se non avete animali e non avete mai avuto animali, è probabile che rappresenti semplicemente l'apertura del cuore, l'amore puro. Per me gli animali rappresentano l'amore puro. Andiamo ancora a prenderci un messaggio da queste cartine dei messaggi dell'anima. Mettiamo pure gli occhiali perché altrimenti non leggo. Cari ragazzi, il tempo passa e si vede anche fisicamente, non so voi. Allora, vediamo un po' qual è il messaggio per voi. In questo momento, inspira ed espira profondamente, chiudendo gli occhi, poi lascia che si aprano, guarda dintorno e ripeti: grazie, sono vivo, sono viva. Ritornate a respirare, ritornate a sentirvi vivi perché evidentemente in questa condizione di disconnessione e di chiusura, dove comunque non siete veramente voi stessi per non affrontare il vostro dolore, e fondamentalmente non vi percepite neanche vivi, in realtà non state vivendo, state sopravvivendo e sono due cose ben diverse. Mi raccomando, ovviamente se volete una lettura personale, individuale, trovate i miei contatti sul sito, nella descrizione sotto al video. Probabilmente in questo momento lo faccio apparire anche in sovraimpressione sul video o all'inizio del video, insomma, i modi ci sono. Mi scrivete su WhatsApp per avere informazioni. Bene, ora io intanto vi saluto e proseguo con la prossima scelta. Ed eccoci con chi ha scelto la malachite, quindi benvenuti e bentornati se avete saltato magari il pezzettino iniziale del video. Spostiamo la malachite e andiamo a vedere la prima carta che ci parla della tendenza per voi per il mese di giugno. Coraggio, bellissima carta, la mettiamo qui. Andiamo a prendere altre carte, sempre oracolari. Cominciamo dal mazzo dei fiori di Bach. Intanto mi piace anche sparpagliarle tutte. Prendiamo questa e la mettiamo qua, poi la giriamo dopo. Proseguiamo con il mazzo dei tarocchi incantesimi. Facciamo lo stesso, va? La stesa prima non l'ho fatto, oggi mi viene voglia di fare, adesso non oggi, adesso mi viene voglia di fare così. E chiudiamo con il mazzo gli spiriti degli animali. Ne prendiamo una e andiamo a vedere che cosa ci dicono. Poi vi dico anche cosa c'è a fondo mazzo. Allora, spirito del leone, sii magnanimo. Dunque, la vostra energia e tendenza per giugno, scusate che controllo l'inquadratura, che ci stiano tutte le carte, parla di coraggio. Quindi, tra l'altro, guardate che roba, cioè abbiamo un leone all'inizio della fila, della stesa, e un leone alla fine. Interessante. Coraggio del leone, ma qui la carta dello spirito degli animali ci parla, ci dice sii magnanimo. Quindi coraggioso, ma anche magnanimo. Che cosa succede? Succede che il mese di giugno vi offre l'opportunità di sviluppare o manifestare coraggio in una situazione che da parecchio tempo vi siete caricati sulle spalle, che
che vi sta lasciando senza forze. Probabilmente voi siete persone che tendono a farsi carico di tutto e di tutti, che si fanno sempre avanti per primi, che si prendono tante responsabilità, quelli che si suol dire tirano la carretta un po' per tutti. Poi però ad un certo punto devono pagare il conto perché vi ritrovate stanchi. Questa carta mi parla di possibile stanchezza. Questa è la quercia. Quindi di bisogno di ritrovare la forza. Probabilmente siete un po' in sovraccarico in questo momento. Sta di fatto che forse il coraggio che vi serve è proprio quello di avere il coraggio, scusate la ripetizione, è proprio quello di dire che non ce la fate, ma secondo me dovete dirlo prima a voi stessi che agli altri. Non avete il coraggio di ammettere con voi stessi che non potete continuare a tirare la carretta in questo modo, che non potete continuare a caricarvi dei pesi di tutti, andare avanti, sempre offrendovi per primi, perché tanto sapete già come fare, perché l'avete già fatto, perché fate più in fretta. Le motivazioni, gli alibi che vi potete raccontare sono un milione. Ma la questione fondamentale è proprio questa, cioè alla fine sono umano e sono stanco. E le persone tendono poi ad abituarsi a questo atteggiamento, no? Ma sì, tanto lo fa lui, lo fa lei, ce la fa, l'ha sempre fatto, se ne occupa sempre, si offre volontario, perché no? Quindi in qualche modo, se voi avrete il coraggio di dire a voi stessi, e quindi poi di conseguenza di dirlo agli altri che siete stanchi e non ve la sentite più, e questo non è un demerito, non è qualcosa che vi fa apparire egoisti, non è qualcosa che vi fa apparire vulnerabili. Oltretutto, se fosse anche che c'è di male nell'essere vulnerabili, perché tutti gli altri possono permetterselo e voi no? C'è da andare ad indagare sul motivo per cui voi vi fate sempre carico di tutto. Tra l'altro mi viene da dirvi che potreste soffrire di mal di schiena, come anche ad altri tipi di articolazioni, proprio perché vi caricate tutto il peso e vi sovraccaricate. Quindi se voi riuscirete ad avere questo coraggio, riuscirete a trionfare, ad essere magnanimi. Perché comunque si può essere magnanimi e quindi generosi pur ammettendo le proprie vulnerabilità, le proprie difficoltà, le proprie debolezze. Forse in voi c'è una credenza, forse voi pensate che l'unico modo di dimostrare la generosità e l'attitudine a prendervi cura degli altri sia farvi carico dei loro problemi, risolvere per loro. Mentre non è quello essere magnanimi, anzi, in questo modo, a dire il vero, senza volere, impedite loro di crescere, perché insomma, a un certo punto ognuno deve fare il proprio percorso e farsi carico del proprio percorso, non può esserci sempre qualcun altro che viene in soccorso. Quindi ad un certo punto è come dire che la vostra generosità, il vostro comunque atteggiamento, no, di aiuto, trionferebbe comunque, non verrebbe meno se voi ammetteste con voi stessi e con gli altri che non potete fare tutto e che siete stanchi, perché secondo me siete in un momento di grande stanchezza. L'ho detto nella stesa di prima, e quindi lo dico anche adesso se non l'avete sentito. Che a fondo mazzo di questo mazzo qua, la prima carta, c'era la carta della verità. Ed è molto importante perché sta a dire che anche se i messaggi sono differenti per le due opzioni, resta il punto che sono due verità di cui prendere atto. Sono due verità da conoscere, da contattare. Nella stesa di prima c'era da contattare un altro tipo di verità, relativa all'apertura del cuore, eccetera, eccetera. Qui la verità di cui avete bisogno è questa. Devo avere il coraggio di ammettere che non posso farmi carico di tutto. Poi, ripeto, sono letture collettive per cui ognuno deve capire dove, come dire, come far quadrare il cerchio. Ognuno di voi saprà
se si fa carico di tutto in ambito familiare, sentimentale, sul lavoro, potrebbe anche essere, nei vari ambiti. Ognuno di voi saprà se è una persona che ha questa tendenza. Potrebbe anche essere il contrario, cioè sviluppare il coraggio di farvi carico degli altri. Qui, chiaramente, essendo una lettura collettiva, le opzioni sono tante. Voi sapete, se siete già persone che si fanno carico di tutto e quindi siete stanchi e non avete il coraggio di ammetterlo e di fermarvi, oppure se al contrario siete persone che tendete a far fare sempre agli altri e dovreste invece avere il coraggio di prendervi, come dire, la responsabilità di voi stessi e farvi carico delle vostre cose. Comunque, adesso andiamo ad interpellare i tarocchi per vedere se ci danno qualche altra spiegazione. Vi dico anche che a fondo mazzo degli spiriti degli animali abbiamo lo spirito dello scoiattolo, qua, credi in te stesso. Quindi, qualunque sia il punto che voi siate troppo carichi dei problemi di tutti o che al contrario ve li scansiate e lasciate fare agli altri, il punto è che dovete credere in voi stessi. Vediamo un po' se i tarocchi ci danno qualche informazione in più. Facciamo così anche per i tarocchi, va? No, in questo momento ho deciso così. Una, due, tre e quattro. Andiamo a vedere. Le giriamo e le posizioniamo. Oh, è incredibile come le carte, come dire, siano coerenti nel manifestare quello che devono manifestare. Ok, quindi che cosa ci stanno dicendo? C'è da abbattere un po' di difese, c'è da ricontattare la propria capacità di muoversi nella vita, non tanto guidati dal pensiero logico, ma quanto proprio dalla magia, dalla propria passione, dalla creatività. La regina di bastoni è un po' la strega del mazzo. E vi manca il coraggio di essere voi stessi, ma questa parte di voi è la parte magica, di attingere alla vostra capacità di muovervi nella vita, guidati dalla passione. Anche qui abbiamo un gatto. Nella stesa di prima c'era la carta degli animali. Quindi in qualche modo vi viene chiesto il coraggio di attingere a quella parte di voi, più che di attingere, anche solo di prenderne coscienza, di affrontarla. È come se vi facesse un po' paura questa parte di voi, un po' magica. E con magica intendo la parte più alta, più spirituale, che è in grado di farvi accedere anche all'intuizione. In qualche modo c'è da lasciare andare un po' di paletti e anche un po' di conflitti vostri rispetto a questo tema del farsi carico degli altri. È probabile anche che sia un modo per voi di difendervi, quello di proporvi sempre per primi e farvi carico di tutto, o al contrario di non proporvi mai e lasciare sempre fare agli altri. Comunque sta di fatto che è il momento di lasciare andare ed è il momento di riprendere a fluire con la vita, riprendere a gioire, ricaricarvi. La carta dello spirito del leone che diceva sì, magnanimo, si manifesta con un 6 di denari, che parla proprio di generosità, ma anche di equilibrio tra dare e avere. Abbiamo detto, se anche voi ammetteste di essere stanchi e di essere in difficoltà rispetto a questa attitudine del farvi carico degli altri, comunque non sareste egoisti. La vostra capacità di dare agli altri non verrebbe meno, tant'è che il 6 di denari sta qui a dirvi dare e avere, non solo dare. Se voi fate tanto per gli altri, altrimenti
Al contrario, se voi non fate e lasciate che siano gli altri a fare per voi, lo stesso, avere ma anche dare. Cioè c'è un problema di equilibrio in questo messaggio. Ognuno di voi, visto che siete in tanti, saprà chi è. Se è la persona che si carica tutto sulle spalle e poi, come dire, ne risulta sopraffatta e quindi dà troppo e prende poco, oppure se è la persona che dà poco e prende tanto. Sta di fatto che c'è da riportare l'equilibrio. Tanto do e tanto ricevo. Sì, magnanimo spinge ad essere generosi. Però generosi non vuol dire con gli altri solamente, altrimenti la persona che dà tantissimo dice perfetto, continuo a massacrarmi perché tanto devo dare agli altri, devo essere magnanimo. Dovete essere magnanimi anche con voi stessi. Se voi date tanto agli altri, a voi non resta nulla, rimanete svuotati, rimanete senza forza, a parte che alla lunga vi ammalate anche fisicamente. E quindi non siete magnanimi con voi stessi. Equilibrio, tanto do e tanto ricevo. Questo è il messaggio per voi che avete scelto la malachite. Andiamo a chiedere ancora alle cartine dei messaggi dell'anima un ulteriore messaggio conclusivo rispetto a questa stesa. Quindi voi che avete scelto la malachite, nel mese di giugno avrete l'opportunità di lavorare su questo tema, dell'essere magnanimi con voi stessi e avere il coraggio di ammettere quando non ce la fate, siete stanchi, avete voi bisogno di aiuto, perché l'aiuto poi vi arriva. Ecco, voi forse avete paura di risultare egoisti, o comunque in qualche modo di non riuscire a svolgere il vostro ruolo, ma non è così. C'è una credenza un po' sbagliata, infatti, stavo per dire, è probabile che voi pensiate che per avere l'amore degli altri sia necessario sempre, come dire, proporvi, essere a disposizione, risolvere i problemi di tutti, ma qui guardate, ecco, quanto incredibile la coerenza delle carte, la vostra anima vi dice accetta di non piacere a tutti quanti, osa avanzare sul tuo percorso di vita e scopri in tal modo chi sei nella gioia, e questa è la gioia. Quindi non dovete massacrarvi e preoccuparvi di tutti per piacere a tutti o perché siete profondamente convinti a livello inconscio che sia l'unico modo. Io do, io risolvo, io mi prendo il carico di tutto, così le persone mi ameranno, piacerò a tutte le persone. E invece qui vi viene detto, accetta pure di non piacere a tutti quanti, ci vuole coraggio, va bene. Osa avanzare sul tuo percorso di vita, scopri chi sei nella gioia, e questa è la gioia. Magnanimo anche verso te stesso, conceditela la gioia, non è che poi tu ti fai carico di tutto, la gioia la fai provare agli altri e per te non c'è nulla se non lavoro. Questo potrebbe valere anche nell'ambito del lavoro, eh? Essendo una lettura generale e collettiva, potrebbe tranquillamente parlare anche di lavoro, non solo di famiglia. Magari siete voi che sul lavoro in qualche modo pensate di ottenere riconoscimenti, di ottenere amicizia, di ottenere la stima dei vostri colleghi o dei vostri superiori, offrendovi sempre di farvi carico di tutto e di tutti, però non è evidentemente la cosa giusta per la vostra anima in questo momento. Bene, la lettura si chiude qui per il mese di giugno e come sempre scrivetemi nei commenti. Se volete prenotare una lettura privata, mi scrivete su WhatsApp, trovate il mio numero dappertutto, a partire dal mio sito, a partire dalla descrizione del canale YouTube, dalla descrizione sotto al video, insomma, non è un problema quello. Io vi saluto, vi auguro un giugno strepitoso, magari con un po' di sole in più, visto che qui continua a piovere, e noi ci vediamo al prossimo video.